Alessandra, puoi raccontarci la storia di Martina? Allora, Martina è nata il 2 novembre del 2003. Alla nascita sembrava fosse andato tutto bene. Poi, quando ce l'hanno portata in camera, abbiamo notato che la bambina aveva dei piccoli tremori. Subito ho chiesto all'infermiera se c'era qualcosa che non andava e loro mi avevano giustificato che poteva essere il fatto che era appena nata, quindi il cambio della temperatura, e che quindi non dovevo preoccuparmi. E le giornate passavano, però purtroppo il problema non svaniva. Per cui da lì è cominciato un iter un po' lungo e doloroso, dove sono stati fatti tantissimi esami, non venivano trovate risposte, la bambina sembrava che non avesse niente, però c'era evidentemente qualcosa che non Ma i andava. medici quindi non se ne erano accorti, sin dal primo momento. Subito al momento no, poi dopo un paio di giorni ovviamente hanno dovuto constatare che effettivamente c'era qualcosa che non andava. E quindi sono partite tutte le analisi, TAC, risonanze, così, finché non capendo il problema, dopo una settimana ci hanno inviato in un ospedale un pochino più attrezzato. E lì ci hanno fatto delle indagini più approfondite, degli esami più approfonditi, tra i quali la risonanza magnetica, che ci ha diagnosticato che la bambina aveva avuto una paralisi cerebrale. Non si sa se è dovuta alla nascita o prima della nascita. Ecco, per paralisi cerebrale, puoi spiegare cosa si intende? Dunque, la paralisi cerebrale praticamente è un danno al cervello dovuto a una mancanza di ossigeno, dove alcune cellule del cervello praticamente muoiono e quindi non lavorano come dovrebbero lavorare e creano dei danni nella persona a livello, a seconda di dove viene colpita la persona, a seconda di dove è il danno, i problemi nel caso di Martina sono stati a livello motorio. Martina ha acquisito nuove capacità motorie nel corso degli anni. Sì, Certo. soprattutto da quando siamo stati su in questi due corsi che abbiamo fatto in Slovacchia. In questo centro ha avuto. Miglioramenti eclatanti. E le sessioni in cosa consistevano? La sessione consiste in minimo 15 giorni di permanenza sul posto, e è una terapia intensiva, vale a dire che fanno dalle 7 alle 8 ore al giorno di riabilitazione. La terapia costa 2.800 euro per 2 settimane e il bambino fino a 14 anni non paga l'albergo, è gratuito, diciamo, quindi il costo della terapia è di 2.800 euro. A questa cifra naturalmente c'è da aggiungerci il viaggio e la permanenza dell'accompagnatore, quindi per 15 giorni la spesa è di circa 5.000 euro al mese, 4.800 euro, Ogni ecco. 15 giorni. Ogni 15 giorni, per 15 giorni. L'Italia purtroppo non rimborsa nulla di quello che si fa all'estero perché non è riconosciuto né il centro e né la terapia riabilitativa. Sappiamo che le regioni statuto autonomo hanno rimborsato famiglie italiane, ma solo le regioni statuto autonomo. Noi 7 italiani che eravamo su insieme in questo ultimo ciclo che io ho fatto, ci stiamo battendo affinché la regione possa sensibilizzarsi, però purtroppo manca un unico documento, che è la certificazione della neuropsichiatria infantile, dove dichiari che Martina ha bisogno di riabilitazione. Niente, noi volevamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di alcuni spettacoli ed eventi che sono stati promossi ad Argento per aiutare Martina. Volevamo ringraziare tutte le persone che si sono attivate a fare dei versamenti su un conto corrente che è stato, grazie alla nuova Ferrara, istituito da Argenta, e tutte le persone che provvederanno ad adesso andare avanti ad aiutarci per, insomma, realizzare questo sogno. Ecco. E tutti quelli che si sono mossi per far sì che questo sogno sia realizzabile, insomma.